Il Ciro di ora è un Ciro con quattro bimbi che pensa, sembra migliorare, che guarda avanti al futuro, come stiamo vedendo, sia dentro che fuori dal campo. E credo che quello che sto facendo con la maglia della Lazio è qualcosa di incredibile, che probabilmente ancora mi rendo conto bene al 100%. Le persone che mi girano intorno mi vogliono davvero bene. E questo sicuramente mi ha aiutato. L'affetto della gente quotidiano mi spinge a dare sempre. Piero, io e mio fratello abbiamo avuto per tanti anni il poster in camera, è quello che ci ha regalato tante gioie, non da tifosi della Juventus, ma da tifosi di calcio. Scusa, mi permetto, Del Piero dirigente come lo vedresti? Benissimo. Ah, benissimo, Io quindi. sono cresciuto. Ho avuto la fortuna di fare l'esordio in Serie A, l'esordio in Champions al posto del mio idolo, quindi è il massimo che si può avere. E come persona era vero capitano, grande. La seconda domanda è, hai sempre giocato con il numero 17? No, ai tempi del Torino che abbiamo visto nel video e del Borussia Dortmund avevo il 9. Poi dopo, quando sono arrivato a Pescara in Serie B, c'era l'obbligo di avere i numeri dall'1 al 26, 27 mi sembra, e c'era il 17. In questo sport che l'obiettivo finale è fare gol, lui è stato il master, diciamo. Lui veramente era uno che ha fatto gol in tutti i modi, in tutti i campionati, in tutte le coppe, in nazionale, ovunque. Se abbiamo avuto modo di fare vacanze insieme, voleva fare gol pure in spiaggia con i nostri figli. Quindi veramente diciamo, un complimento davvero che lo prendo con molto affetto. Poi gli faccio tanti complimenti di quello che sta facendo con la regina, che lo sto seguendo con piacere, perché non perché sono tifoso della regina, ma perché il presidente è un mio amico, quindi mi fa piacere se vince, e sta facendo un grande lavoro in una squadra, secondo me, una piazza importante. Da Pippo a Simone Inzaghi, invece, la domanda te la faccio su Simone Inzaghi: che allenatore è e che profilo è, e soprattutto dove può arrivare con l'Inter, secondo te? Il mister è molto diverso da Sarri. In un anno, tra un anno e l'altro, la squadra ha dovuto subire questo cambiamento radicale. Il mister era ancora un ex giocatore che aveva appena finito di giocare. Davvero abbiamo un rapporto ancora oggi importante, che va oltre calciatore allenatore. Ovviamente ogni volta che ci vediamo, ci sentiamo, gli auguro sempre il meglio, perché per me è stato importante, è importante, è una persona alla quale voglio bene. La classifica è piena di nomi importanti che hanno fatto la storia di questo sport da noi in Italia. Io da napoletano sono un po' scaramantico sui numeri, non li leggo tanto, cioè, mi affido a quello che succede in campo e mi affido molto a quello che fa la squadra, che mi aiuta a scalare queste classifiche.